Ciao, sono Simone, e ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui analizzeremo la vita e le opere del poliedrico artista statunitense David LaChapelle. Un fotografo e regista noto per il suo stile unico e provocatorio che fonde la fotografia d'arte con la cultura pop. Si tratta infatti di un artista molto dibattuto, generalmente o si ama la follia o si tende a odiare la sua fotografia ma è sicuramente un artista di assoluto valore. Prima di iniziare a approfondire la conoscenza di questo fotografo, ti ricordo solo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. David Chappelle nasce nel 1963 in Connecticut e si avvicina subito al mondo dell'arte frequentando la North Carolina School of the Arts e successivamente la scuola d'arte sempre a New York. Questo artista inizia a sviluppare il suo interesse per la fotografia fin da giovane, lavorando per primo come fotografo d'arte a New York all'età di 17 anni. Ma una grande influenza sul suo stile fotografico è stato sicuramente il lavoro come apprendista per il grande fotografo d'arte Andy Warhol. Nei primi anni della sua carriera, questo artista è diventato noto per le sue audaci e provocatorie fotografie di moda e celebrità. Ha lavorato per riviste di prestigio come Vanity Fair, Rolling Stone, Vogue, catturando volti noti come per esempio Madonna, Britney Spears, Leonardo DiCaprio e molti altri. Le sue immagini sfidano le convenzioni tradizionali della fotografia di moda, spingendo i limiti della creatività e della provocazione. Questo fotografo, nella sua lunga carriera artistica, ha comunque esplorato ogni tipo di genere fotografico, non limitandosi alle foto su commissione per i grandi nomi della musica e per le riviste. Ma creando scatti originali che si configurano come veri e propri quadri. L'approccio di La Chapelle alla fotografia è sicuramente molto audace, surreale e spesso stravagante. Le sue immagini sono infatti caratterizzate da colori saturi, composizioni molto elaborate e l'uso di oggetti e simboli iconici. Il suo lavoro spesso rappresenta una critica o un commento sulla società di consumo, la fama, la bellezza e la cultura pop. Dopo questi primi anni di carriera, in cui abbiamo detto che sei concentrato sulle fotografie di celebrità, spesso ambientate in contesti molto stravaganti e scenari surreali, questo artista dagli anni 2000 ha iniziato a spostare la sua attenzione dalla fotografia commerciale all'arte vera e propria. Le sue opere artistiche continuano a sfidare le convenzioni, utilizzando spesso simbolismi religiosi e culturali in modo molto provocatorio. Ne è un esempio il suo progetto fotografico del 2007 intitolato Diluvio, dove in questa serie celebrità e modelli sono ritratti in pose classiche, come se fossero in una sorta di apocalisse. Queste immagini creano un senso di surrealtà e riflettono sul tema della vulnerabilità dell'essere umano. In The Rape of Africa, invece, prodotto nel 2009, affronta i temi di sfruttamento e ingiustizia nei confronti del continente africano. Le immagini usano simboli e metodi provocatori per rappresentare questioni come lo sfruttamento delle risorse naturali e la povertà. In Landscape, invece prodotto nel 2013, la Chapelle ha creato immagini che rielaborano paesaggi naturali, trasformandoli in scene surreali e iperreali. Queste opere affrontano temi di impatto ambientale, urbanizzazione e relazioni dell'umanità con la natura. Questi ovviamente sono solo alcuni dei progetti fotografici elaborati da questo grande artista, ce ne sono per esempio altri dedicati alle refinerie di petrolio in modo veramente iperrealistico, oppure un'ultima serie prodotta nel 2021, Lettera dal Mondo, questa serie affronta la pandemia del Covid-19 e il suo impatto sulle società. Le immagini ritraggono persone mascherate e simboli della crisi sanitaria in modo simbolico, riflettendo su questioni di isolamento, salute pubblica e resilienza. Ogni progetto di quest'artista è caratterizzato da una approfondita riflessione sui temi sociali e culturali, unita alla sua estetica visiva unica e veramente spettacolare. Le sue fotografie spesso sfidano lo spettatore a esaminare in modo critico le dinamiche della società moderna, mentre allo stesso tempo lo intrattengono con composizioni visive mozzafiato e simbolismi veramente audaci. Le immagini della Chapelle spesso sfidano la realtà e giocano con la percezione dello spettatore. I suoi scatti, come abbiamo detto, sono surreali, con oggetti fuori scala, personaggi in pose improbabili e ambienti veramente irreali. Questo surrealismo è spesso utilizzato per veicolare messaggi metaforici e simbolici. Ma molte delle opere di questo artista contengono una vera e propria critica sociale e politica sottostante. Utilizza la sua estetica cattivante per affrontare questioni come il consumismo, l'ingiustizia sociale. E I suoi scatti spesso rivelano un lato scuro di temi apparentemente molto luminosi. Le immagini della Chapelle sono spesso caratterizzate da composizioni intricate e ricche di dettagli. Ogni elemento nell'immagine è così attentamente disposto per creare una narrazione visiva veramente complessa, e questa complessità invita lo spettatore a esplorare ogni angolo dell'immagine. Inoltre, bisogna sottolineare come, nonostante la sua tendenza a creare scene statiche altamente elaborate, la chapelle riesce comunque a catturare un senso di dinamismo e movimento nelle sue fotografie. I soggetti spesso sembrano catturati in momenti fugaci, aggiungendo un elemento di vita e spontaneità alle sue composizioni. Ma sicuramente uno dei caratteri più distintivi dello stile di questo artista sono i tanti riferimenti all'arte, alla storia, alla cultura inseriti nelle sue immagini. Questi riferimenti possono variare dalle opere d'arte rinascimentali alle icone religiose fino a simboli pop moderni. Questa fusione di influenze storiche e contemporanee aggiunge veramente una profondità enorme alle sue immagini. Lo stile fotografico di questo artista quindi è un connubio unico di estetica pop, surrealismo, critica sociale e iconografia culturale. Si tratta quindi di un artista veramente spettacolare da approfondire se ti piace questo genere. Adesso prima di concludere vediamo alcune frasi di questo grande fotografo. Amo creare tramite l'uso della fantasia, tramutando in immagine i miei sogni. Il mio modo di fotografare è molto istintivo. Preferisco basarmi sulle mie emozioni, anziché su un approccio intellettuale nei confronti della persona con cui lavoro. Adoro giocare con lei per costruire insieme una storia fotografica. Una foto racconta un qualche piccolo evento e la sua impressione che questo ha nella mia mente. Non sono schiavo né della moda né della celebrità. Sono nelle condizioni di dire no a chiunque e di poter far foto che non riguardino solo il vestito o la marca che si pubblicizza. La fotografia usa la moda e viceversa, ma io uso la moda come un ingrediente del mio lavoro, anche remunerativo, ma non imprescindibile. Il lavoro di un fotografo è quello di rapportarsi al soggetto che ritrae. La foto di Fido del Castro che beve una Coca-Cola in qualcosa di semplice, ma anche carico di significato e di energia. Sebbene Casso abbia bevuto decine di bottigliette di Coca-Cola, quella foto è di per sé un evento. Federico Fellini, Andy Warhol e Gesù, ognuno a modo suo ha cambiato la mia vita. Se dovessi fare una foto al Papa, cosa molto improbabile a meno che lui non mi chiami per una fototessera, lo ritrarrei mentre si lava i denti. Ci viene regalato il paradiso e lo trasformiamo nell'inferno. Come al solito spero che questo approfondimento ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e ci vediamo nei prossimi appuntamenti.